Allora ragazzi, bentornati su Edicola C64, siamo nuovamente con la mega raccolta della Edigamma per C64 e C128 che si chiama appunto Raccolta Extra. Conteneva ben 30 giochi, fu pubblicata nel 1988, ma la maggior parte dei giochi contenuti sono di vecchi numeri della Edigamma, quindi contengono giochi dell'86 e dell'87. E in pratica adesso, nella scorsa puntata abbiamo visto Hearts, che era un po' il Casanova, no? Se lo ricordate. Questa volta invece andiamo a giocare a Mortor, che è un gioco un po' horror che si svolge all'interno di una villa, di una vecchia casa infestata dai fantasmi. Ed è un gioco che non ho mai giocato, neanche in originale, quindi questa è la prima volta che lo vedo, sto gioco in assoluto. Andiamo a giocare a Mortor, ragazzi. Andiamo a giocare, non prima di aver letto la descrizione e non prima di avervi fatto vedere che in fondo, vediamo un po' in fondo alla cosa. Questa raccolta di 30 giochi costava la bellezza di 14.000 lire, che per l'epoca non erano pochi, però comunque alla fine erano meno di 500 lire a gioco. Quindi se poteva fa, uno andava all'edicola e dice: costa parecchio, però sai cosa? Se può fa, se può fa, e se la comprava. Andiamo a vedere Mortor, eccola qui la descrizione. La Mortor. Allora, vediamo un po' se riesco a leggere la descrizione. Non si legge un cacchio. Aspettate un attimo, ragazzi, che provo ad ampliare. Eccolo qua. Ecco, adesso si legge, perfetto. Pagina 28. Un hotel è infestato da fantasmi maligni e il tuo compito è di ripulirlo. Oddio, ho sbagliato pagina, sto a girare tutto. Ok. È ripulirlo da questi esseri. Devi muoverti per i vari piani e con l'aiuto dei vari oggetti che troverai, ognuno dei quali ti dona poteri particolari, devi uccidere i fantasmi. Hai a disposizione un certo quantitativo di energia che non deve mai finire, e per rifornirti puoi sottoposti, hanno sbagliato a scrivere, sottoporti ad una prova di abilità. Stai attento che se non superi la prova il gioco termina. A leggerlo così sembra anche il gioco quello sala giochi, non so se l'avete presente, che era cosa, Lazy Jones, no? Quello che andava in giro per le stanze, ogni stanza ci trovava un Commodore 64 con un gioco dentro e doveva stare attento ai fantasmi che andavano avanti e indietro per l'hotel. Ma in realtà no, è un altro gioco, questo non c'entra niente. Allora, pausa, premendo la Q ti fa fare la prova bonus. Quindi teniamo a mente sta cosa. E adesso andiamo a giocare, ragazzi. Andiamo a giocare a Mortor, il cui titolo originale in realtà è. Il gioco si chiama Kurdor in originale, però forse Mortor è un nome più appropriato perché c'è a che fa con i morti. Andiamo a caricare il gioco, ragazzi. Ancora con il nostro turbo magico lo caricheremo al volo. Eccolo qui, c'è scritto Mortor. E invece in originale la schermata è uguale, ma al posto di Mortor c'è scritto Kurdor. C'è anche un bug là vicino alla M, guardate. Allora andiamo a provare a giocare. Io non ci ho mai giocato a questo gioco, vi giuro, quindi non so che. Allora, ma io sono un fantasma. Ma nel gioco c'era scritto che non è. Aspettate. Ma sono un fantasma, nel gioco non c'era scritto che era un fantasma nella descrizione. Ho letto male io. Aspettate, mettiamo un attimo la pausa. Oddio. Mettendo la pausa appare la mappa dell'hotel. Io sono forse nel pallino quello arancione, lo vedete? E il pallino giallo forse è dove devo andare. Non lo so, ragazzi, c'è anche il fulmine. Che strano sto gioco. Non ci ho mai giocato, giuro. Non. Ok, quella roba, quei cosi blu che vanno. Beh, andiamo un attimo a vedere la scheda. Ecco, tornando alla descrizione del gioco, dice: un hotel infestato dai fantasmi maligni e il tuo compito è ripulirlo. Devi uccidere i fantasmi. Ma in realtà io sono un fantasma in questo gioco. Ma che minchia è? Non riesco a capire, ragazzi. Vabbè, proseguiamo a giocare, vediamo un po'. La descrizione è totalmente. Ma ci sono anche altri fantasmi. Cioè, la descrizione è totalmente sbagliata. Quindi, in pratica, io sono un fantasma tipo un fantasma buono. E devo uccidere i fantasmi cattivi. Ho raccolto una specie di candelabro e adesso posso passare attraverso i muri. Quindi il candelabro mi ha dato il potere di passare attraverso i muri. E sta cosa, sta specie di padella che è? Questo è un umano? Boh, ragazzi, io penso che questo sia una specie di precursore di un gioco che esisteva per Mega Drive e si chiamava Haunting Starring Poltergeist. Ho preso una chiave. Dove facevamo un fantasma che doveva spaventare gli umani. Invece qua no, facciamo un fantasma che deve cacciare altri fantasmi. Che ha usato la chiave all'interno dell'ascensore, ma non ha funzionato. C'ho 60 di energia, l'energia sta calando, ragazzi. Intanto c'è il diamante. Forse lo devo dare a un umano, sto diamante. Forse lo devo dare a sto fantasma qua. Gli ho dato l'anello a sto fantasma e il fantasma è fuggito. Boh.
Ma è sempre lui quello di prima? Non riesco a capirlo sto gioco, ragazzi. Qua c'è un sonnambulo, guardate, ma è uno zombie o un sonnambulo? Qua c'è un altro oggetto che è tipo una spada. Però ma ho dalla spada alla. Ah, mo con la spada posso sparare, ragazzi. Però mi ha sparato sto fantasma, vediamo un po' se funziona. Sì, l'ho io sparato, adesso posso uccidere i fantasmi con la spada. Ma perché questo qui? No, finito l'energia. La tua arte nel fare errori ti procura una bella bastonata, ma puoi comunque avere una buona occasione di mostrarti abile. Bla bla bla. Fire. Posso riprovare? Quindi game over. Ma non posso sparare pure senza il. Perché mi ha sparato? Pure senza. Non lo so, ragazzi. Andiamo a prendere l'oggetto quello che ci faceva attraversare le pareti. Adesso non possiamo attraversare i muri, vedete? C'è tipo una Bibbia là sotto, chissà che serve. Ma questi pure questi sonnambuli allora sono fantasmi, non sono umani. Attraversano i muri. Ah, prendiamo questo che mi fa attraversare i muri. No, non mi fa attraversare i muri. Strano, ma com'è? Questo piatto? Non riesco a capire perché adesso non posso più attraversare i muri. Prima li potevo attraversare. Cioè, questo gioco è stranissimo, ragazzi, non ci sto capendo niente. A chi lo devo dare sto piatto? Se lo metto nel camino, niente. 69 di energia, tra poco vado a fare il minigame, se no schiatto un'altra volta, eh. Sonoro non c'è in questo gioco, non c'è audio. Una cosa incredibile. Allora, non si sa chi l'ha pubblicato sto gioco. Io penso che sia un gioco tedesco, uscito solo in Germania. Perché lì andavano parecchio giochi, anche amatoriali, così. Ma non ci si trova il publisher, non si trova chi è stato a pubblicare. Dopo. Ah, ecco. Ora che ho usato il candelabro mi fa attraversare le pareti, non si sa perché. Siamo a 50% di energia. Io mo andrei a fare il minigame tra poco. A fine puntata andremo a cercare un po' altre informazioni su sto gioco per vedere se riusciamo a capire chi l'ha pubblicato. C'ho l'acqua santa. Chi la devo dare sta acqua santa? Prova a darla al fantasma. Intanto c'ho 38, andiamo a fare il minigame. Va, premo Q. Aspetta, prima. Niente, il fantasma non mi fa niente. Allora, però Q. Andiamo a fare sto minigame. Ah, devo schivare sta roba. È tipo il minigame di Wizball, no? Dove tu lì devi schivare tipo i nemici o colpirli. Qua devi schivare questa specie di blob. Ok, mi ha ridato tutta l'energia, ottimo. L'acqua santa, niente, se provo a darla a questa ma non c'è verso. Proviamo a darla a un umano, o a quelli che sembrano umani. Eccola, eccolo, c'è il sonnambulo. L'acqua santa non gli fa niente, quest'altro nemmeno. Cioè, sto gioco per capirlo veramente serve la laurea. Crocifisso, vediamo un po'. Magari questo è uno zombie, forse il crocifisso gli fa qualcosa, no. Manca questo. Crocifisso contro il fantasma non funziona. Sto provando a usare tutto su tutto, eh. Se i candelabri sono fissi non si possono raccogliere. Andiamo un attimo a vedere la mappa. Allora, mi sa che il blu ti dice dove stanno i fantasmi. Il giallo ti dice dove stanno gli umani. In teoria dovrei cacciare i fantasmi, secondo quello che dice il manuale, ma se fosse il contrario, se invece devo cacciare gli umani. Ragazzi, aspettate, io metto pausa, vado un attimo a cercare altre informazioni. Si è abbassato, si è accasciato! Il fantasma l'ha ucciso! Forse devo evitare che i fantasmi uccidano gli umani, quindi. No, sto gioco è misteriosissimo, ragazzi. Lo metto anche Strange Gaming, perché qua veramente sta diventando inquietante il gioco. Ma a fine partita andiamo un attimo a controllare se. C'è un passaggio segreto. Ma non ci posso entrare. Intanto gli ho dato l'acqua santa, gliel'ho dato un fantasma. Non so se l'ho ucciso. Vediamo un po'. Eh no, ce ne sono sempre tre. Nel gioco. Devo fare in modo che i fantasmi non uccidano. Beh, ho preso il crocifisso. Provo a darlo all'umano? Non funziona. No, l'ha ucciso, l'ha accasciato. No, no, non l'ha fatto accasciare. Che devo fare? Forse col piatto gli do dell'energia per riprendersi, magari cibo. Tieni, riprenditi, niente, non funziona. Ragazzi, non ci vedete come giocare sto gioco, è una cosa incredibile.
Questo è morto. Abbiamo, ecco, mo che c'ho la spada. Posso sparare i fantasmi? Non mi sparare i fantasmi, maledetti. E uno l'ho ucciso. Ho ucciso un fantasma. Ah, finita l'energia, ragazzi. Un gioco veramente stranissimo, ragazzi. Vado un attimo a controllare se trovo delle informazioni su sto gioco. Allora, ragazzi, sono riuscito a trovare delle informazioni di un tizio che si chiama RetroLongPlay79, che in pratica è riuscito a capire come funziona sto gioco. In sostanza, ogni oggetto ha le sue caratteristiche. Oh, ma c'era scritto benvenuto morto, l'aspettate. Vabbè, la chiave serve per bloccare i fantasmi. Ma la prima cosa da prendere sarebbe il candelabro che serve a passare attraverso i muri, come già avevamo intuito. L'ho bloccato il fantasma, è diventato verde. Ma però mi tocca andare a prendere il candelabro per passare attraverso i muri. Andiamo, andiamo. Ho messo il remix di una musica di Tim Fallin di Ghouls and Ghosts. Ok, adesso posso passare attraverso i muri. Allora, il piattino va messo nel. Va buttato nel camino, mi pare. O di sotto. No, in un certo ordine vanno messi gli oggetti di sotto. Questo serve per sparare. E dobbiamo fare un rituale buttando gli oggetti nel camino, cioè come si dice? Nello scantinato, in un ordine preciso. Prima che vengano uccisi tutti gli umani. Per guarire gli umani si può usare l'anello. Sono morto. Però andiamo a leggere la trama, ragazzi, che dice. Benvenuto morto. La tua missione ti attende. In una landa della terra, le forze del bene e del male si affrontano per il controllo di un hotel in mezzo della Scozia. Però non ti dice nient'altro. Andiamo a cercare nuovamente il candelabro. Un gioco veramente strano questo, eh. Ok, adesso posso muovermi liberamente. Che un amo fatto fuori. Anello per salvare gli umani. Ma ancora non sono in pericolo, ancora non sono feriti. Andiamo a vedere la mappa dove stanno. Ma non mi vedo io però. Devo andare un po' a destra e su. Eccone uno, eccone uno. E l'abbiamo bloccato con la chiave. Allora, crocifisso, proviamo a buttarlo giù. C'ho pochissime energie. Sì, l'ho buttato giù, adesso andiamo a fare il tunnel. Schiva, schiva, schiva. C'ho 15% di energia, ragazzi, si è rovinato. Ok. Ho perso la spada, eh. Io poi stanno gli umani così stanno a morire, li salviamo. Ah, ce ne sono due qui, uno su, eccolo qua, che sta bene. Un altro che sta qua sotto, eccolo, sta bene pure lui. Poi qua a sinistra in altro ce n'è uno. Ecco qua, questo è sonnambulo. Poi ce n'è uno in alto qui. Ah, questo sta a morire, vai, salviamolo. Ok, l'ho salvato. Oh, c'è la coppa! Mettiamola giù. Portiamola giù.
Ok, adesso il piattino. No, c'è uno che sta a morire là. No, il piattino non va, il piattino non va. Mi serve la Bibbia, mo. Dov'è la Bibbia? Dov'è la Bibbia? Pure sono bloccati dalla chiave. Compriamo un'altra chiave così vado a bloccare gli altri fantasmi. Vediamo dove stanno. Ce n'è uno a sinistra da bloccare. Andiamo a bloccarlo. Dove stai? Vieni qua. Dov'è? Non lo vedo. Si è spostato. È andato qua a destra. Ragazzi, altro remix. Eccolo, eccolo, l'ho visto il fantasma. Eccolo. Ma quanto corre? Ti è bloccato. Vediamo un'altra chiave. Vediamo un po' altri fantasmi dove stanno. Ce n'è uno in basso a sinistra. Andiamo a bloccarlo. No, mi ha ammazzato. Questi sono bloccati. Mi ha ammazzato due persone. Oh. Vediamo un po' se riesco a prendere l'anello per salvarlo. Per salvarlo. C'ho la Bibbia, attenzione, c'ho la Bibbia. Sempre Team Folly, eh? Questo è il livello delle caverne di Ghouls and Ghosts per Commodore 64. Che la musica è più bella dell'originale arcade che abbiamo visto, eh? Ok, ho messo tutta la roba. Andiamo a ridarci l'energia. Oh no, m'ha preso. No, mi ha preso, c'ho 2% di energia, sono quasi morto. Attenzione. No, 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 no. Dai, ok, mi è arrivata l'energia, dai. Ottimo, ottimo. Allora, si è chiusa la cosa lì, ho messo tutti gli oggetti nella cantina. Adesso per finire il livello devo... No, ma ha finito già il livello? Niente. Anello, salviamo la gente. E uno abbiamo salvato. Due abbiamo salvati. Tre abbiamo salvati che appena l'ho atterrato subito ho salvato. Dai, dai. Ma sti umani camminano in mezzo all'aria, ma come fanno? Piattino, me lo dovrei portare giù, ma non me lo fa lasciare. Perché non me lo fa lasciare? No, sono morti due umani. Fammi ammazzare un po' dei fantasmi, va. Dai, vieni qua, vieni qua. Devi morire. No, sono morto io. Ok, ragazzi, questo era Mortor. Era Mortor per Commodore 64. Il numero originale Kurdor. Gioco stranissimo, misteriosissimo del 1986. Non siamo riusciti a finire il primo livello, che è difficilissimo. Però mi hanno detto che nei livelli successivi ci sono altri creature, ci sono dei fantasmi, dei mostri, dei teschi, degli scheletri, delle cose incredibili. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!